Un giorno tutte. Oggi vi faccio vedere come realizzare questo ciuccio. È una cosa molto semplice, molto veloce. Nel giro di un quarto d'ora riuscite a farlo, se siete veloci anche meno. È molto carino, io l'ho fatto perché mi ha chiesto una mia amica, mi ha chiesto se potevo darle una mano appunto nella realizzazione di questo piccolo oggettino e spero di averla accontentata. L'ho fatto con l'uncinetto, un cotone, vedete? Abbastanza sottile, non so che numero sarà. L'uncinetto comunque è del 2,5. Ho provato a farlo anche con un filato un pochino più spesso. Questa è lana, avevo così proprio per prova. Vedete che lo stesso uncinetto già dà la misura diversa. Ad ogni modo noi adesso facciamo questo assieme. Vi dico anche più o meno quanto è di misura. Allora, misura esattamente 5 cm, anche un pochino meno, vedete, di lunghezza e di larghezza saranno 3, 3 e mezzo. Questo viene leggermente più grande, sono 5 cm e mezzo e un po' più di 3 e mezzo di larghezza, più o meno siamo lì, perché l'uncinetto adoperato è lo stesso. Direi che insomma è carino per una bomboniera, per giusto da mettere nel fiocchetto. Va bene, poi vedete voi se vi piace o meno. Comunque questo è quello che andremo a fare, che vi faccio vedere adesso. Incominciamo con il bianco. L'ideale sarebbe, ma io non ce l'ho quindi non riesco a farlo, trovare un colore più simile alla gomma, diciamo come un beige, un colore che possa sembrare proprio la parte del ciuccio che va in bocca al bambino. Allora facciamo il solito cerchio magico con 14 punti alti, quindi il primo sarà sostituito da 2 catenelle e facciamo altri 13 punti alti dentro al cerchio magico. In tutto devono essere 14. Fatti 14 punti alti, chiudiamo il nostro cerchio magico, tiratelo il più possibile e andiamo a chiuderli, questi 14 punti, sulla seconda catenella iniziale, quella che vi ho detto che sostituisce i due punti, che sostituisce un punto alto. Ecco. Adesso dobbiamo fare una catenella nel punto dove abbiamo chiuso il, tolgo il bianco che magari da un po', mettiamo un po' dietro un colore più scuro, ecco. Nella prima dove abbiamo chiuso il giro e dove abbiamo fatto la catenella, andiamo a fare un punto basso e un altro punto basso nei prossimi 3 punti sottostanti, cioè in tutto 4 punti bassi. Così, 4 punti bassi. Ora una catenella e giriamo il lavoro e facciamo di nuovo un punto basso in ognuno dei 4 punti bassi. Quindi 1, 2, 3 e 4. E qui possiamo tagliare il filo. Purtroppo sono tutti fili tagliati, ma se vogliamo farlo carino dobbiamo farlo di qualche, insomma, con qualche colore in più. Chiudiamo. E questa corrisponderebbe alla parte che va poi in bocca al bimbo, quella che vi dicevo che se trovate un colore più simile alla gomma, al silicone, è molto meglio perché sembra più reale. Adesso prendete uno dei colori che preferite, prendiamo l'azzurro. E con l'azzurro incominciamo a lavorare la parte rotonda. Vi volevo dire ancora una cosa, siccome ci saranno tanti fili, l'ideale sarebbe, è un po' noioso, lo capisco, però l'ideale sarebbe che voi ogni volta andaste ad assicurarvi i fili, perché poi altrimenti ve ne trovate talmente tanti nel corso della lavorazione che non ci si capisce più niente. Ora io volevo assicurarlo un attimino così con l'uncinetto, però sapete che il cerchio magico è meglio assicurarlo con un ago e farci fare qualche giro in più intorno, almeno è più sicuro. Però a questo punto possiamo, tanto per farvi vedere,
possiamo benissimo fare un lavoro del genere. Lo portiamo dentro 2 o 3 volte ai primi punti alti che usate. E poi lo assicuriamo così. E ci togliamo un filo. Vedrete che poi nel corso della lavorazione tutti questi fili, se li lasciate lì, vi danno fastidio. Allora, abbiamo detto, iniziamo con l'azzurro e partiamo dal punto dove abbiamo finito la lavorazione del bianco. Ci posizioniamo proprio nell'ultimo punto, ecco, e in questo punto facciamo, intanto tiriamo fuori il filo e facciamo una catenella col filo con cui andremo a lavorare, cioè quello più lungo. E in questo punto dove abbiamo attaccato adesso il filo facciamo 3 punti bassi. 1, 2 e 3. Adesso facciamo un punto basso in ognuno dei punti bassi sottostanti, quindi saranno 1, 2 e 3. Sempre in questo punto, dove abbiamo fatto il terzo punto basso, andiamo a fare altri 3 punti bassi. Cioè avrei fatto prima dirvi 4 punti bassi nell'ultimo, ma intanto per avere un po' di, ecco, di correttezza, coerenza con l'inizio. Questo è il primo giro colorato che andiamo a fare. Quindi assicuriamo il nostro con un punto bassissimo, il nostro colore azzurro e andiamo a tagliare il filo. Nel frattempo, durante la lavorazione di questo colore, avrete fatto passare dentro i 2 fili che avevamo, cioè l'azzurro d'inizio e il bianco di fine lavoro, e quindi se li avete fatti passare dentro li potete tagliare e ce li togliamo, diciamo così, dalle scatole. Adesso andiamo a prendere un altro colore, che in questo caso potrebbe essere di nuovo il bianco. Riprendiamo il bianco, che naturalmente non potevamo lasciare, perché sì, si poteva anche lasciare e poi riprendere, ma comunque non è che cambiasse molto. Allora giriamo il nostro lavoro e andandoci a posizionare non nell'azzurro che abbiamo fatto, ma nell'ultimo, vedete qui, proprio nel primo giro di punto bianco, nel primo giro dei 4 punti bassi di colore bianco che abbiamo fatto, ci posizioniamo qua e ripartiamo con il bianco o con qualsiasi altro colore. Qui potete fare tutti i colori che volete, potete farlo anche tinta unita, come preferite. Allora, facciamo così, il solito punto catenella, una catenella per iniziare, tirate bene il filo e qui andiamo a fare un punto basso. Poi andiamo a lavorare sui punti bassi che abbiamo fatto, quegli azzurri. Andiamo a lavorare su quei punti, facciamo un punto basso nel primo, nel secondo facciamo 2 punti bassi, 1 e 1, 2, portatevi sempre dietro i fili così li assicurate senza bisogno di passare poi alla fine col ago. Ora facciamo 1, 2, 3, 4. Nel sesto punto basso facciamo 2 punti bassi anziché 1, 1 e 1, 2, un punto basso nel punto seguente ancora nell'azzurro, vedete, e l'ultimo punto basso lo andiamo a fare nel primo giro dei 4 punti bassi, esattamente come abbiamo fatto all'inizio. Anche qui andiamo a posizionarci qua. Facciamo un punto basso e chiudiamo il nostro filo.
tagliamo il nostro filo, assicuriamo e chiudiamo e tagliamo. E questo è il nostro secondo giro. Nel frattempo, vedete, possiamo andarci a togliere questi fili che ci danno fastidio. Intanto li abbiamo anche già assicurati. E questo è il nostro secondo giro. Adesso prendiamo ancora un altro colore. Io prendo il blu, tanto per far esaltare un pochino di più il lavoro. Anche qui con il blu dobbiamo partire sempre da dove abbiamo chiuso il nostro giro, esattamente nel primo giro dei quattro punti bassi che abbiamo fatto dopo aver fatto il tondo, diciamo così. Anche qui tiriamo fuori il filo, facciamo la nostra catenella, un punto basso, e cominciamo a lavorare i nostri punti bassi tutto attorno nei punti bianchi. Ne facciamo due, a parte quello di inizio, altri due, poi nel terzo facciamo due punti bassi in modo da dare la rotondità al nostro lavoro e poi proseguiamo con i punti bassi sino al lato opposto dove andremo a fare di nuovo. Allora contiamoli, sono 2, 3, 4, 5, 6, nel settimo ne facciamo 2, poi facciamo un punto basso, un altro punto basso nell'ultimo, e ci andiamo di nuovo ad agganciare dove avevamo chiuso il nostro, o meglio iniziato, il giro precedente bianco, sempre con un punto basso, così. Una catenella, adesso io rifaccio ancora un giro di blu, voi potete alternare i colori come volete. Facciamo la catenella e giriamo, un punto basso sempre nel primo, e tutto un giro di punti bassi, questa volta essendo l'ultimo giro, senza aumentare. Tutti i punti bassi sino alla fine. L'ultimo punto basso è quello che vi farà un po' più penare perché è il più stretto, ma dobbiamo riuscire. Casomai vi aiutate con un uncinetto un pochino più piccolo. Ecco che ce l'abbiamo fatta. E chiudiamo nel punto iniziale. Chiudiamo il nostro giro. A questo punto direi che il nostro ciuccio potrebbe essere quasi completato. Se vi sembra piccolo la parte, diciamo, rotonda, potete fare altro che fare qualche giro in più, oppure potete fare due giri di azzurro o due giri di bianco, come preferite, lì sta un po' alla vostra fantasia e al vostro gusto. Tagliamo i nostri fili. Andiamo a togliere questi in eccesso, vedete quanti ne abbiamo già tagliati, per quello che vi avevo detto, toglieteveli tutte le volte. Adesso questo sarà da assicurare con l'ago in modo che sia ben ben sicuro e adesso andiamo a fare l'anello per, diciamo così, dove ci andrà, dove prendere, cioè, ci va, diciamo, il dito del bambino. Facciamo l'azzurro, dai, proviamo con l'azzurro, tanto per cambiare un po'. Cioè per mettere un po' più in evidenza questi colori. Allora l'anello dovrebbe andare più o meno da qua a qua e lasciare nel mezzo 5 punti, 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Comunque voi fate una cosa, indipendentemente, perché facendo più giri ecco che magari i punti qui vi aumentano, dipende quanti giri fare. Voi prendete il centro
del primo cerchio che abbiamo fatto. Vi lo mettete, l'uncinetto esattamente al centro, questo vi dà il vostro punto centrale. Se questo è il centrale e ne vogliamo fare 5, sarà 1 e 2, lavoriamo qui, 1 e 2 e lavoriamo qui. Quindi partiamo da qua, attacchiamo sempre il nostro filo, e qui facciamo 10 catenelle. Il primo lo faccio con i due fili, tanto che sia un po' più sicura. Allora, 1, 2, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abbiamo detto che lasciamo 5 punti, 2, 3, 4, 5, e ci andiamo ad agganciare da questa parte con un punto bassissimo. Tiratelo bene. Una catenella e giriamo il lavoro. Nello stesso punto dove abbiamo chiuso il giro ci andiamo a fare un punto basso e facciamo 15, 16, 17, vediamo un attimo lavorando quando vengono, ora facciamone 15, poi vediamo, 15 punti bassi dentro questo anello che abbiamo formato, sono 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, questo se riusciamo a metterlo dentro così è assicurato anche quello, 11, 12, 13, 14 e 15, direi che 15 vanno bene. L'ultimo punto lo andiamo a fare nel punto di congiunzione e facciamo un punto bassissimo. Assicuriamo il nostro filo e tagliamo. Ed ecco che abbiamo finito il nostro ciuccino. Dobbiamo soltanto assicurare. Questo lo possiamo tagliare perché l'abbiamo lasciato dentro. Dobbiamo solo andare ad assicurare questi due fili e poi il nostro ciuccio è finito. Vedete, molto veloce, molto carino. Per un pensierino, per una bomboniera, per un qualcosa di messo giusto in una bomboniera, in un sacchettino, nel fiocchetto dove andate a chiudere il sacchetto, ci mettete questo, direi che è molto carino. Però mi brilla, ecco, così si vede forse un pochino meglio, con i colori. Cosa ne dite? Maria, io spero di averti aiutata con questa spiegazione e spero che ti sia abbastanza chiara. Ciao Maria, ciao a tutte.